Tutte queste cose naturalmente nel DEF non ci sono perché, come lei ha ricordato, è un DEF molto scarno, perché il governo ha fatto una scelta ben precisa, cioè quello di non raccontare il quadro programmatico e quindi le misure che intenderà intraprendere. Devo dire che è singolare, no? Per un paese come l'Italia non raccontare, non dire quelle che sono le sue intenzioni, come deciderà di spendere i soldi degli italiani. Una destra che rivendica il diritto degli elettori di eleggere direttamente il Presidente del Consiglio, beh, anche il dovere della trasparenza, no? Cioè deve anche dire come intende spendere i soldi degli italiani, se intende confermare il taglio del cuneo fiscale, se ci saranno incrementi di tasse, se ci saranno misure per favorire la crescita, lo sviluppo, per ridurre i divari tra il nord e il sud del paese. Cioè gli italiani devono sapere, altrimenti come fanno a formarsi un'opinione? È un po' un DEF al buio, no? Il professor Cottarelli ha detto una cosa che fa riflettere, cioè probabilmente il governo sa che dal quadro programmatico non usciranno buone notizie e quindi tende a rinviare le cattive notizie a dopo le elezioni.